io sono Giorgia e nel video di oggi affronterò un tema che mi sta molto a cuore: come smettere di essere frustrati o comunque di avere quello stato d'animo che ci fa sentire che la nostra vita ci sta un po' stretta. Quindi come cambiare questa situazione? Per prima cosa dobbiamo smettere di lamentarci. Mi ci metto in mezzo anch'io perché capita di dovermelo ricordare di tanto in tanto. Smetti di lamentarti di te, del tuo aspetto, delle cose che non vanno, degli altri, di quello che ti fanno gli altri, del tuo lavoro, di qualsiasi cosa non vada nella tua vita. Istintivamente siamo portati tutti a lamentarci perché in questo modo pensiamo di poter buttare fuori un po' di peso che ci opprime, ma in realtà otteniamo l'effetto contrario. Se ci riflettiamo un attimo, se pensiamo a come ci sentiamo mentre ci lamentiamo, di certo non ci sentiamo sollevati, perché in quel momento in realtà non ci stiamo sfogando, non ci stiamo liberando del nostro peso, otteniamo l'effetto opposto, ci carichiamo di negatività, aumentiamo il nostro stress e aumentano anche i pensieri brutti, quindi otteniamo in realtà l'effetto contrario e invece disperdiamo tanta energia positiva che potremmo sfruttare per altro. Quindi cosa si può fare al posto di lamentarsi? Sicuramente puoi iniziare a parlarti in modo diverso. Puoi chiederti perché una certa situazione ti infastidisce, cosa ti fa stare male. In questo modo avvii dei processi molto costruttivi, perché sono processi che innescano un cambiamento. Sono processi che vogliono portarti a cambiare il tuo presente. In realtà, lamentandoci, noi vogliamo ottenere la stessa cosa, un cambiamento, ma attraverso il lamento non ci riusciamo per tutte le ragioni che ho spiegato prima. Ricapitolando questo primo punto, non lamentarti, per smettere di farlo poniti le domande giuste e attraverso queste domande avvia il tuo cambiamento. E questo ci porta direttamente al secondo punto, l'azione. Agisci, ma smettila di rifletterci troppo. La migliore arma contro uno stato d'animo negativo, contro la depressione, è l'azione. Agisci, vivi senza analizzare tutto. Basta riflettere su tutti i perché, su tutti i se. Ascolta la tua voce interiore. È quella che ti vuole far agire con spontaneità, che ti vuole guidare verso le tue aspirazioni e verso la tua gioia. L'anima sa bene che cosa vuole, ma l'anima è una possibilità, è un potenziale. Sta a te scegliere di agire secondo l'anima. Quindi per non essere più frustrato, agisci. Che autostima puoi avere di te se nella vita eviti di fare le cose? La pigrizia ci fa stare fermi e ci indebolisce. Smettila di dirti che starai bene, sarai felice, quando finalmente avrai quell'aspetto, quando sarai in quel modo, quando vivrai in un certo modo, quando avrai ottenuto quella cosa, quando la tua vita sarà identica a quella persona che segui su Instagram. Quella persona che segui, che guardi, che apparentemente vive una vita migliore della tua, non sei tu. La sua vita non può essere confrontata con la tua perché non siete la stessa persona. Quando guardiamo gli altri, non stiamo guardando effettivamente gli altri. Quella persona che segui, che guardi, che apparentemente vive una vita migliore della tua, in realtà non ha alcuna intenzione di metterti a disagio con te stesso o di farti dubitare della tua vita. Sei tu che hai queste sensazioni a causa di un confronto che non deve esserci, perché quella persona non sei tu, la sua vita non è la tua. Quando guardiamo gli altri, in realtà vediamo delle informazioni parziali. Gli altri sono un concetto, una generalizzazione, un concetto astratto. Chi è sta gente? Effettivamente non ne abbiamo un'idea. È semplicemente una generalizzazione. È che non c'è un metodo per vivere come vorremmo. Per diventare noi stessi dobbiamo agire e dobbiamo amarci. E sicuramente pensare che tanto non cambierà mai niente, che saremo sempre così, che siamo costretti alla vita che ci è toccata, non ci aiuterà. Un aiuto invece è drammatizzare. Riderci su, ridere di noi stessi, prenderci con più leggerezza. Spero di aver lasciato qualche spunto su cui lavorare per abbandonare la frustrazione e iniziare a vivere meglio. Ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video. Scrivete qua sotto nei commenti se avete degli argomenti che vorreste trattassi nei video successivi.